In Sicilia, nel settore edile, negli ultimi 10 anni si sono persi più di 100.000 posti di lavoro, una sconcertante riduzione del 60%, con Siracusa purtroppo ampiamente rappresentata. Occorre quindi rimettere al centro dell'agenda dei governi nazionale e regionale il lavoro, quello vero e serio, non con interventi a pioggia, ma con una sana politica di investimenti pubblici. È questa la strada da intraprendere per Severina Corallo, riconfermata alla guida della Fenalwil, con un occhio di riguardo alle infrastrutture. È struggente perché questi numeri rappresentano persone, rappresentano lavoratori, rappresentano famiglie. Il problema è riuscire a convincere le nostre future, giusto? Vedremo con le prossime elezioni. Ovviamente la regione siciliana non è sicuramente esente dai propri doveri, così come l'amministrazione siracusana, considerando che anche questa è in fase di rinnovo, per certo. Cui aspettiamo buone nuove da loro. Ovviamente l'unica possibilità che noi vediamo in questo momento sono investimenti pubblici. Tutte le economie di tutti i paesi si sono riprese grazie agli investimenti pubblici e noi siamo una nazione e una regione che ha bisogno di infrastrutture.